Sono Lorella Lari e vengo da una piccola città del nord Italia vicino a Milano che si chiama Bergamo. Faccio parte di un comitato che si batte da anni per la tutela dell'acqua e in particolare voglio parlare oggi, sono qui a Marsiglia per parlare di quella che è la prima privatizzazione al mondo e cioè il commercio di acqua in bottiglia. Noi abbiamo vicino a Bergamo una piccola città che si chiama San Pellegrino Terme, famosa dall'antichità per le sue acque, che è stata occupata dalla Nestlé. Nestlé, voi sapete, è la prima industria al mondo del reparto alimentare ed ha una sezione specifica per le acque minerali che si chiama Nestlé Waters e che ha fatturato nel 2010 7,5 miliardi di euro soltanto nel ramo imbottigliamento, acque minerali e bibite. Larga parte di questa produzione deriva dall'Italia e in particolare viene captata per quanto riguarda San Pellegrino. San Pellegrino è l'acqua minerale più famosa nel mondo, il brand più famoso della sua categoria, viene esportata in tutti i paesi del mondo, soltanto nei ristoranti di New York se ne vendono più di 50.000 bottiglie al giorno. Tutta questa quantità di bottiglie viene da un piccolo paese vicino a Bergamo che si chiama appunto San Pellegrino Terme, perché dovrebbe avere le terme e quindi stabilimenti per la salute. Se non che l'industria delle acque minerali ha pensato bene di utilizzare quest'acqua non per la salute dei cittadini attraverso gli stabilimenti termali, ma piuttosto per fare economia per i profitti della Nestlé. Per cui da 6 anni le terme sono chiuse, sono state chiuse su iniziativa della Nestlé con un finto progetto di riqualificazione delle terme che infatti serve soltanto a tenerle chiuse, perché Nestlé ha bisogno che tutta l'acqua serva per l'imbottigliamento. Quest'anno ha festeggiato in Italia Nestlé la 1,000.000esima bottiglia di acqua San Pellegrino. Questo vuol dire che da un paesino di montagna che ha meno di 5.000 abitanti la Nestlé capta acqua minerale per imbottigliare all'anno più di 1 miliardo di bottiglie. Facendo che cosa? Quello che fanno tutti gli imbottigliamenti delle acque minerali. Abbassando la falda idrica, abbassando la falda si aumenta l'inquinamento, ad esempio aumenta l'arsenico presente nella falda, facendo danni all'ambiente, quindi la plastica, perché le bottiglie sono per la maggior parte, nella quasi totalità di plastica che poi torna nell'ambiente, inquinando con i trasporti, le bottiglie vengono trasportate su gomma e in aereo o su nave in tutto il mondo producendo inquinamento per vendere nel mondo un prodotto assolutamente inutile, l'acqua in bottiglia. Infatti l'acqua in bottiglia, il fatto che noi compriamo l'acqua in bottiglia è un comportamento indotto dalle multinazionali attraverso la pubblicità. Noi non avremmo nessun bisogno di comprare l'acqua in bottiglia. In Italia la maggior parte dell'acqua che esce dai nostri rubinetti è di altissima qualità. Dove questo non succede, dobbiamo combattere perché l'acqua dei rubinetti sia di alta qualità. Non dobbiamo, come soluzione alternativa, andare a comprare l'acqua in bottiglia. Noi lo facciamo perché le industrie delle acque minerali investono larga parte dei loro ricavi nella pubblicità. In Italia il 50% della copertura pubblicitaria dei media è dato dalle aziende delle acque minerali. Questo ci convince tutti i giorni che per stare bene in salute noi dobbiamo avere un rapporto con quella bottiglia di plastica. Quindi quello che dobbiamo fare noi, la nostra proposta è fare controinformazione, cioè andare contro lo strapotere della Nestlé e delle altre multinazionali e dire che l'acqua in bottiglia non è potabile perché non sottostà alle norme della potabilità. Bere acqua in bottiglia è un crimine perché da una parte favorisce l'inquinamento, dall'altra parte sottrae l'acqua alle popolazioni che ne hanno bisogno e terza parte alimenta i consigli di amministrazione delle multinazionali che sono quelle che vessano le popolazioni più povere del pianeta. Per cui fare più informazione possibile sulla dannosità del consumo dell'acqua minerale. Non ci facciamo convincere dalla pubblicità, ragioniamo con la nostra testa, informiamoci cosa c'è dietro quella bottiglia che compriamo tutti i giorni.